Sì, vabbè, ma in Italia se la tirano tutte di brutto. Quante volte ho sentito questa frase? Allora, puntata 9 del corso d'amore, video incazzato. Sono stufo, è 25 anni che ascolto questa frase, 30 anni, se la tirano, se la tirano, se la tirano. Se la tirano è colpa tua, colpa vostra e colpa nostra. Allora, le donne non si percepiscono. Questa frase lanciata così nel vuoto è vera. Mi ricordo tantissimi anni fa, quando abitavo ancora a Milano. Mi ricordo che un amico lavorava per un'associazione che andava in giro e raccattava queste povere ragazze che facevano le prostitute che arrivavano dai Balcani, dall'est, dall'Africa. Non sapevano, non sapevano a quanto darsi, che cosa fare e perché soldi. Quelle che non avevano i papponi, non sapevano che prezzo fare, perché non si percepivano, non percepivano il valore di quello che stavano facendo loro stesse, non sapevano se erano belle, brutte, non sapevano che cosa fare per determinati soldi. La cosa folle è che oggi potrebbe, che oggi che si percepiscono, perché oggi conoscono di più il mondo, uno sa, no? Che magari ti paga, uno ti paga di più per leccare un piede che per fare il sesso completo. All'epoca io mi immagino uno che arrivava e diceva: no, guarda, non voglio fare il sesso completo, ti spegnimi le sigarette sulla pancia o io ti annuso i piedi. E questo diceva: vabbè, dammi 1.000 lire. Invece oggi è il contrario, quindi gli avrebbero chiesto il quintuplo. Quindi questo per dire che le donne non si percepiscono, ok? Quindi non si percepiscono attraverso gli occhi degli altri, in questo caso dei maschi, degli uomini, ok? Mi ricordo, secondo e ultimo esempio, mi ricordo quando ero fidanzato con la mia ragazza che magari guarda questo video, ex ragazza, che è la mia ragazza, ci volevamo molto bene, ci amavamo molto, lei era molto carina, piccolina, ma veramente carina. E infatti, come tutti i ragazzi giovani, sono stato anch'io giovane. Ovviamente, quando uno è particolarmente fighetta, hai un atteggiamento un po' più tranquillo. E anche se è la tua ragazza, sei comunque. Fatto sta che quando per un regalo che le ho fatto siamo andati a Cuba, ci siamo trovati in un posto, tra l'altro di cubani con molto chic, era la festa che seguiva al 1º maggio, era il 97. Quindi ancora un Fidel Castro con i suoi poteri pieni. Quindi questo locale pieno di fighe, parlo di bionde, non sono mulatte ma, o nere, ma bianche, bionde, fighe allucinanti. Lei si è allontanata e io sono stato avvicinato da delle fighe o da quelle che lei considerava fighe. E lei, che si è sempre percepita fighetta, comunque vedeva queste stangone veramente tope, o che per lei erano super top, e quindi ha ridiscusso se stessa e ha detto: caspita, però queste sono le fighe, quindi sono venute da te, e quindi al di là che a Cuba non era ancora un troiaio come è stato dopo o è adesso, era un troiaio medio, questo però era un posto tranquillo. Però questo le ha fatto scattare tutto un meccanismo di, come dire, allora non sono così. Allora va seguito questo video fino in fondo, perché chiude una questione di 30 anni. Quindi la frase se la tirano tutte non ha senso. Se la tirano, certo. Se la tirano anche quelle brutte, secondo voi, quelle che voi considerate brutte, certo. Se la tirano perché se non se la tirassero, sarebbe come dire: io non sono bella, perché se non me la tiro sono una brutta, ok? Quindi se la tirano anche quelle meno belle. Ora, il fatto di tirarsela è comunque un atteggiamento che è una barriera, perché un conto è essere altezzosa, un conto è giustamente la donna deve selezionare, creare una distanza, poi ci sono quelle oggettivamente più belle, ma molte donne non si percepiscono. Ricordate che tante donne sono state bruttine da piccole. Attenzione, attenzione, le donne hanno mille menate, voi le credete super fighe, loro invece si sentono così così, poi ci sono quelle oggettivamente che sanno di essere di piacere, ma la stragrande maggioranza non è quella. Se la tirano perché creano una barriera, ma quella barriera è la frase che tutti dicono all'estero. Ecco, spiegatemi una cosa, perché tutti dite all'estero sono più fighe se la tirano meno? Allora, perché sono più. Allora, non è vero che se la tirano perché sono fighe. Allora, all'estero sono più fighe in alcuni paesi, non in tutti, e se la tirano meno, semplicemente per il comportamento dei maschi. Ecco perché dicevo: è colpa tua, è colpa nostra, è colpa vostra. Perché sono i maschi che vanno e rompono uno schema. Lo schema è: me la tiro al corso di inglese, me la tiro in palestra, me la tiro in un locale, me la tiro per strada. Ma se tutti i maschi andassero e fossero più sicuri di loro stessi, andassero là a parlare, a chiacchierare, prova ad andare con una figa o con una che tu consideri figa, vai con una figa, vai là tranquillo, educato, e vai, fai due chiacchiere.
sicuro, lei percepisce che sei sicuro, che hai controcazzi, e comunque ci fai due chiacchiere, e poi scopri che queste qui sono fighe, però hanno mille complessi, però sono da sole, tra l'altro ci sono molte ragazze talmente belle sole, è tutto un mondo, cioè siete voi che le innalzate. Poi faremo un altro video sul fatto di innalzare troppo il livello del percepito delle donne. Questo è un video sul tiraggio, quindi il tiraggio si smonta andando a rompere lo schema, senza fare il buio, perché poi gli italiani o tanti uomini passano dal far due chiacchiere, andare là seri a rompere una barriera di tiraggio facendo i bulli o facendo le... no, non è vero, si va là decisi, che sia un corso di inglese, che sia in palestra, che sia ovunque, si va e dice ciao, come ti chiami, anche tu qua, basta, seri, però devi avere i controcazzi anche con le fighe, soprattutto con le fighe, questo è il senso. Allora si va a rompere una barriera, e se tutti lo facessero succederebbe come all'estero. Io ho visto in Irlanda, ho visto in Russia, ho visto, ma anche voi cosa ve lo dico a fare, dai, che vai in certi posti, dice ma là non le cagano, appunto, non le cagano non cagandolo, e quindi non considerandole rompono quella barriera. In Italia non è mai stato così, un po' per i nostri trascorsi da pseudo Latin lover, la realtà è che il gioco spesso qua non ha funzionato, e quindi ancora oggi c'è un tiraggio allucinante, oggettivo, ingiustificato, fomentato e creato solamente dagli uomini, che si devono assumere le responsabilità, fare un passo avanti, tirar fuori le palle, perché sennò dar la colpa alle donne che se la tirano è un classico comportamento femminile, si chiama deresponsabilizzazione femminile, o meglio la chiamo io così. Ecco il processo che è sempre colpa degli altri. Abbiamo fatto questa cosa, ma tu mi hai fatto bere, mi hai fatto andare, è colpa mia che ti ho fatto bere, non che tu che hai bevuto. È sempre colpa di qualcos'altro, ecco, sono inciampata, certo, sei tu che hai parcheggiato lì, se no il gradino. Allora, non facciamo come le femmine. Prendiamoci le colpe, se la tirano, perché è colpa nostra. Per fare in modo che non se la tirino, devi andare là e rompere lo schema. E quindi devi avere i coglioni per andare con la ragazza bella, meno bella, carina o super figa, andare là e presentarti se hai voglia di conoscerla, senza menate e senza cazzi, senza essere un caffone, ma semplicemente avendo i coglioni di farlo. E poi vedi che se lo fanno tutti l'atteggiamento cambia, e quindi anche il modo di relazionarsi cambia. Questo non vuol dire, concludendo, che le donne non rimangono altezzose o non creino una distanza, ci mancherebbe, sono femmine, cazzo, anch'io ho una figlia, non è che voglio che, cioè, uno spera che le donne, però un conto è il tiraggio che non serve a un cazzo, un conto punto è il fatto che le donne giustamente selezionino. Quindi, però si salterebbe un passaggio, si passerebbe direttamente alle chiacchiere, e a quel punto lì poi la donna te la giochi e ti giochi la situazione. Però almeno sei nella fase dopo, non rimani tutta la sera così. A parte che anche loro poi fanno queste passeggiate e poi vanno a casa come delle sfigate, ma ne parleremo. Ok? Questo è il motivo per cui se la tirano. Colpa nostra. Meditate, condividete e sappiate che sono video di cose magari semplici, magari dette a seconda dei video in maniera diversa, ma io cazzate non ne dico. Ciao. È vietato il video alle donne, chiaramente.